A. Socrate è un uomo. B. Ogni uomo è mortale. C. Ogni uomo è Socrate. Quindi ogni uomo è omosessuale. Well? Well, what? That was never 5 minutes just now. I told you I'm not allowed to argue unless you pay. I just paid. No, you didn't. I did! God, I don't want to argue about that. Well, I'm very sorry, but you didn't pay. Aha! Well, if I didn't pay, why are you arguing? Got you. There you have. Is that? If you're arguing, I must have paid. Not necessarily. I could be arguing in my spare time. Ascoltate la voce della vostra coscienza. Ricordate, nel segreto della cabina elettorale, Dio vi vede. E Stalin no. Ministro, ma anche lei pensa che a manifestare oggi a Roma e non solo ci fossero solo gli studenti fuori corso e i centri sociali? Guardi, io ho sempre detto che ho, e lo penso veramente, ho il massimo rispetto di coloro che protestano, francamente però trovo che i toni utilizzati oggi siano stati eccessivi e non giustificabili alla luce dei contenuti veri della riforma, perché io sfido chiunque a trovare un solo articolo che non metta al centro lo studente, che non metta al centro la buona ricerca e la buona università. Sai, io conosco un tizio con una gamba di legno di nome Smith. E come si chiama quell'altra gamba? I governi tecnici sono tecnici fuori e sono politici dentro. E intanto che sono là si grattano tutto il fondo del barile. Cioè, sono come l'anguria, verde fuori ma rossa dentro. Esatto. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò.